appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati, parliamo di cronaca nello specifico di un fatto di violenza avvenuto a Belpasso, nel Catanese, dove un uomo ha aggredito l'ex compagna dentro la sua abitazione, ovviamente è stato tratto in arresto il servizio. I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato in flagranza un catanese di 28 anni già noto alle forze dell'ordine per atti persecutori. I militari si sono recati presso l'abitazione di una 26enne residente nella periferia belpassese a seguito della sua richiesta d'aiuto al 112, poiché ha riferito di essere stata aggredita dall'ex compagno già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a seguito delle denunce sporte dalla 26enne nei suoi confronti per maltrattamenti. I carabinieri appena giunti presso l'abitazione in questione hanno assunto le prime dichiarazioni dalla donna che ha loro riferito di essere stata oggetto tramite messaggi telefonici sin dalla notte di Capodanno di minacce di morte e frasi ingiuriose da parte dell'ex compagno che accecato dalla gelosia l'accusava tra l'altro di non essere per la sua scarsa moralità una buona madre per i loro figli minori. Quella sera poi il 28enne complice anche il fatto che il fratello della donna aveva dimenticato aperta la porta di casa, si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione aggredendo la ex, ma quest'ultima istintivamente è riuscita ad attivare il suo cellulare registrando in video l'uomo che colto alla sprovvista si era allontanato salvo poi ritornare sui suoi passi afferrandola per le braccia e mettendole le mani sul collo. La poveretta è comunque riuscita a divincolarsi e ad allontanare l'ex compagno chiamando immediatamente dopo i carabinieri, i quali dopo averla invitata in caserma per sporgere la formale denuncia, hanno anche verificato come l'uomo anche in quel momento stesse inviandole messaggi vocali con i quali minacciava la sua incolumità. Il ventottenne, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato associato nell'immediatezza al carcere catanese di Piazza Lanza, quindi, dopo la successiva convalida dell'arresto, posto ai domiciliari. Cambiamo decisamente argomento, ma restiamo nel catanese, per la precisione ad Adrano, dove un uomo è invece finito in carcere per furto di energia elettrica. Agenti del commissariato di Adrano lo scorso 5 gennaio hanno arrestato per esecuzione pena un uomo di 77 anni, condannato a scontare un anno di reclusione per furto di energia elettrica. I poliziotti hanno dato esecuzione a quanto disposto dall'autorità giudiziaria, che ha ordinato la reclusione del soggetto alla luce dell'inefficacia dell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposto. Infatti, non avendo mai ottemperato agli obblighi imposti dalla citata misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza ha deciso di revocare il beneficio anni addietro concesso. Ultimati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato portato presso la casa circondariale Piazza Lanza, dove sconterà la pena residua. Restiamo in tema, parliamo ancora di furto di energia elettrica, ma ci spostiamo a Trapani, dove è arrivata la condanna definitiva per un 63enne che è stato condotto in carcere dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato un 63enne originario di Palermo, ma residente nel Trapanese, già gravato da precedenti, nei cui confronti era stato emesso un ordine per la carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo a seguito di una sentenza di condanna a otto mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. In particolare le indagini dei carabinieri avevano permesso di identificare nell'arrestato il responsabile di un furto aggravato di energia elettrica a beneficio della propria abitazione di residenza commesso a Palermo nel 2013. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai militari dell'arma hanno sostenuto la tesi dell'accusa fino all'emissione della sentenza di condanna definitiva. Pertanto, al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno condotto il 63enne presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Evade dai domiciliari e scappa a un controllo della polizia a bordo di un'auto rubata. Il fatto è avvenuto a Catania e un uomo è stato poi tratto in arresto dai poliziotti al termine di un inseguimento. La polizia di Stato ha arrestato un uomo gravemente indiziato dei reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate ed evasione dagli arresti domiciliari. Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, un equipaggio di volante. Ha notato un'auto di colore nero uscire ad alta velocità dal cortile interno di un condominio ubicato in zona librino. Alla vista dei poliziotti, il conducente del mezzo ha invertito il senso di marcia, dandosi a precipitosa fuga. Ne è scaturito un lungo inseguimento per le vie del quartiere, nel corso del quale il fuggitivo ha proceduto a forte velocità e a zigzag con l'intento di far perdere le proprie tracce. Nel frattempo la sala operativa della questura ha inviato sul posto ulteriori equipaggi al fine di intercettare e bloccare il fuggitivo. L'inseguimento si è concluso dopo diversi chilometri all'interno della zona industriale dove l'uomo, dopo aver tentato più volte di mandare fuori strada le volanti, nel corso di un repentino cambio di direzione ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un lampione. Nonostante l'urto il conducente è sceso dall'auto per tentare la fuga a piedi. Dirigendosi verso le campagne limitrofe e una volta raggiunto dai poliziotti ha ingaggiato con loro una colluttazione al fine di sottrarsi all'arresto, ma gli agenti sono riusciti comunque a immobilizzarlo. La successiva perquisizione ha dato esito positivo in quanto all'interno del mezzo sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso, verosimilmente utilizzati dall'uomo per forzare l'auto che da successivi accertamenti è risultata essere rubata. Per tali motivi il soggetto è stato anche indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Ulteriori indagini hanno permesso di appurare che l'uomo con svariati precedenti per reati contro il patrimonio risultava anche sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'arrestato è stato condotto in questura e su disposizione del PM di turno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Parliamo di un'altra evasione, si tratta stavolta di una 35enne avvenuta sempre a Catania. 35enne che, tra l'altro, ha provato anche a uccidere can il cane degli zii. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 35 anni per evasione, maltrattamenti contro familiari o conviventi e maltrattamento di animali. L'equipaggio del nucleo radiomobile mentre transitava lungo la via Capopassero è stato avvicinato dal 35enne che dopo avergli fatto cenno di fermarsi, ha loro riferito di essere sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione degli zii, dalla quale era però evaso. Dopo i preliminari accertamenti, i militari constatato che quanto riferito loro dal 35enne corrispondeva effettivamente a realtà, hanno accompagnato l'uomo presso la caserma di San Giuseppe Larena dove però venivano subito avvertiti dall'operatore della centrale della richiesta di intervento da parte di una coppia di circa 50 anni, entrambi residenti in via Capopassero, che denunciava la fuga del nipote dalla loro abitazione dove si trovava detenuto. Hanno quindi raggiunto l'abitazione dei denuncianti, i quali hanno raccontato dei disagi affrontati nel permettere al nipote di trascorrere i domiciliari presso la loro abitazione ma soprattutto delle innumerevoli intemperanze, violenze e vessazioni che avrebbero dovuto subire da parte di quest'ultimo consumatore anche di sostanze stupefacenti. In particolare gli zii hanno riferito ai militari che il nipote spesso li minacciava di morte procurandosi arnesi in cucina e che tali liti venivano solitamente risolte dai vicini che intervenivano in loro aiuto per placare la sua ira. Addirittura in quell'ultima occasione il nipote, prima di abbandonare l'abitazione e consegnarsi spontaneamente ai militari per disprezzo nei loro confronti, avrebbe afferrato il loro cagnolino, un volpino di colore nero, lanciandolo in strada attraverso la finestra, circostanza questa constatata dagli stessi carabinieri per la presenza in quel momento del cane che manifestava evidente zoppia nelle zampe posteriori. Addirittura, nel giorno di Natale, dopo l'ennesima lite in cui avrebbe loro messo a soqquadro la casa, sarebbe evaso dai domiciliari recandosi presso l'abitazione dei vicini di casa, dove in quel momento si rendeva omaggio alla salma di una donna. Il 35enne in particolare si sarebbe accanito contro le ghirlande di Fiori, gettandole successivamente in strada dove le avrebbe successivamente calpestate. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto la sua permanenza in custodia cautelare presso il carcere catanese di Piazza Lanza. Cambiamo argomento. A Siracusa i carabinieri hanno individuato e tratto in arresto l'autore del ferimento di un uomo a colpi d'arma da fuoco avvenuto lo scorso 30 dicembre in città. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Siracusa hanno identificato e arrestato l'autore del ferimento a colpi d'arma da fuoco di un uomo avvenuto a ridosso del Capodanno nel quartiere Borgata di Siracusa. Si tratta di un tortoriciano di 54 anni con numerosi precedenti penali, il quale dopo aver ferito gravemente la vittima si era reso irreperibile fin tanto che i militari lo hanno rintracciato e arrestato su esecuzione di misura cautelare emesso dall'autorità giudiziaria di Siracusa sulla scorta dei gravi indizi raccolti durante le indagini. La notte del 30 dicembre 2022, l'uomo, a seguito di una discussione per futili motivi, aveva estratto una pistola e aveva esploso due colpi diretti alle gambe della vittima. L'analisi dei filmati di videosorveglianza reperiti dai carabinieri ha permesso di accertare la dinamica dell'accaduto e di identificare l'autore del fatto, persona nota agli investigatori per i numerosi precedenti giudiziari che annovera. Dopo l'identificazione sono scattate le ricerche dell'uomo anche all'interno delle abitazioni di familiari e conoscenti, ma lo stesso si rendeva irreperibile già dalla sera dell'agguato. Le pressanti e continue ricerche dei militari hanno permesso di rintracciarlo in un'abitazione nei pressi del Santuario della Madonna delle Lacrime. L'arrestato espletate le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa, ove permarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torniamo a Catania, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno invece tratto in arresto un uomo per detenzione illegale di armi da sparo. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di armi da sparo. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell'illecita detenzione di armi, si è appreso che all'interno di una determinata autovettura potevano essere state occultate delle armi da fuoco. Per tale ragione, i poliziotti hanno effettuato una serie di approfondimenti che hanno consentito l'individuazione del mezzo parcheggiato in una zona nei pressi del villaggio Santa Maria Goretti. Successivamente sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno permesso di individuare e contattare l'uomo il quale di fatto aveva la materiale disponibilità della vettura. Alla presenza di quest'ultimo quindi si è proceduto alla perquisizione della stessa. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo, in quanto all'interno del bagagliaio dell'auto sono stati rinvenuti un fucile a pompa, risultato provento di furto, una pistola semiautomatica calibro 9, una carabina ad aria compressa e munizionamento di vario calibro. Tutto il materiale, con l'ausilio di personale del gabinetto regionale di polizia scientifica, è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro. L'uomo invece è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Catania Piazza Lanza. A Ispica invece un 17enne è stato tratto in arresto dai carabinieri per detenzione di cocaina e munizioni. Lo scorso sabato, vigilia di Capodanno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica, impegnati in un servizio di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un diciassettenne ispicese celibe e disoccupato. Il minorenne, fermato nei pressi della propria abitazione a Ispica, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi per la cessione, contenuta in un astuccio e occultata all'interno degli slip proprio per eludere eventuali controlli da parte delle forze di polizia. La perquisizione ha permesso inoltre ai militari dell'arma di rinvenire 6 cartucce calibro 12 tutte inesplose. La droga e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato tratto in arresto e collocato nel centro di prima accoglienza di Catania, così come disposto dalla Procura per i minorenni Etnea. All'esito della convalida dell'arresto, avvenuta nella mattina del 3 gennaio, è stata disposta la misura cautelare del collocamento in una comunità della provincia di Ragusa. L'attenzione dell'arma è sempre molto alta e i servizi di controllo del territorio vengono organizzati proprio per contrastare la criminalità che sempre più spesso, anche nella realtà iblea, interessa i giovanissimi, in taluni casi protagonisti di episodi di violenza, vandalismo e spaccio di sostanze stupefacenti. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia.